una protesta a suon di musica, quella del liceo musicale aretino Francesco Petrarca, un corteo dalla sede dell'istituto scolastico fino alla prefettura di Arezzo, dove gli insegnanti e gli studenti hanno manifestato suonando. Il Ministero ha bandito tutti i nostri posti, i posti che stiamo occupando da 30 anni, ci hanno fatto entrare di ruolo a settembre e adesso hanno intenzione di azzerare completamente il liceo musicale, cambiando insegnamento e destinando a questi nostri posti insegnanti che arriveranno col nuovo concorso, che noi non possiamo fare perché siamo entrati di ruolo. Noi siamo dimenticati completamente, essendo in un anno di prova, e l'anno prossimo saremo assegnati probabilmente dopo 30 anni di servizio a lavorare nelle scuole elementari, con tutto rispetto, ma speravamo di poter avere una considerazione maggiore. Il futuro del liceo musicale potrebbe essere che l'anno prossimo praticamente giovani di primo pelo, appena maturati o appena diplomati, con le abilitazioni e tutte, diciamo così, le caratteristiche normative che glielo permettono, entrano ad insegnare senza nessuna esperienza. Siamo qua per cercare, diciamo, di tenere i nostri insegnanti, che comunque sia sono qua da più di 30 anni. Delle persone stupende anche a livello non solo scolastico, che gente così qualificata è difficile da trovare. Ecco, di questo abbiamo paura più che altro. Gli insegnanti, gli ex precari dell'istituto scolastico, ma anche i nuovi assunti, gli insegnanti storici che hanno costruito anno dopo anno questo liceo musicale, hanno consegnato una petizione nelle mani del prefetto di Arezzo. Speriamo che questo documento sia preso in esame, sia considerato, anche perché è un documento fatto da chi sta in trincea, da chi sta appunto tutti i giorni a lavorare con i ragazzi, ha contribuito a costruire questa scuola che funziona.